Ieri è andato di scena a Campobasso l'ultimo appello pubblico dei due schieramenti al ballottaggio in piazza Vittorio Emanuele e Maria Luisa Forte e in piazza Prefettura Aldo De Benedittis se volevano essere colte delle percezioni per esempio dalla presenza di pubblico il dato che ne esce è che entrambe le location presentavano spazi affollati e gente partecipativa ribadendo l'incertezza dell'ultima conta. I temi trattati nei due distinti ultimi appelli, quelli che hanno caratterizzato i due contendenti negli ultimi giorni. Maria Luisa a rimarcare che nonostante Leana Tre Zope ha intenzione di far volare Campobasso per cinque anni. Poi sottolineature sulla negatività per il Sud derivante dalla legge sull'autonomia differenziata. Al suo fianco i rappresentanti dei partiti che la sostengono e poi lui, Pino Ruta, l'alleato aggiunto dell'ultimo tratto di strada in una cornice di augurio, una serie di videomessaggi dei leader nazionali per esortare a sostenere la Forte. In piazza Prefettura il candidato sindaco di Campobasso del Centrodestra, sostenuto da Fratelli d'Italia, Popolari, Noi Moderati, Forza Italia, Lega e UDC. Sul palco l'euro parlamentare del Carroccio Aldo Patriciello, il Senatore forzista Claudio Lutito, il presidente della regione Francesco Roberti. Al primo turno i cittadini ci hanno premiato, detto De Benedittis ma aggiungo che nella malaugurata vittoria di Forte non faremo governare la minoranza. Votare Forte e attaccato ancora De Beneditis, significa far precipitare Campobasso nel baratro perché i fondi del PNRR devono essere rendicontati entro il 31 dicembre 2026. E a proposito di opere, De Benedittis ha preso l'impegno di dotare Campobasso di un Pala Eventi, una struttura per sport indoor, eventi musicali e culturali da almeno 4000 posti. Quindi ancora una volta riferimenti alla filiera istituzionale. Ora spazio al voto.